It's right, 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 right now. Why?
up the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made yours. Didn't know what my heart be needing, skipping out, no I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do. Buongiorno, oggi è il giorno dopo e ieri sera non ho filmato più di tanto anche perché non ho fatto granché, vi ho fatto vedere come mi ero vestita e preparata, anche se era buio quindi non si vedeva tanto bene. E vi volevo far vedere gli ultimi acquisti che ho fatto da Kiko, li ho fatti durante il Cyber Monday. E c'era sul sito online il 50% su tutti gli articoli, mentre sul negozio fisico c'era il 3 più 3, 3 per 3 insomma. E io ne ho approfittato per prendere della linea Green Me, allora questo che è l'illuminante 101 Sweet Honey, della colorazione più chiara, perché io ne ho uno di Lavera che è un duo, ha una parte più scura e una parte più chiara, però quella più scura è troppo scura per la mia carnagione, mentre quella più chiara mi fa l'effetto malaticcio, quindi ho deciso di provare a prendere questo. E poi ho preso anche l'illuminante sempre della stessa linea, questo è sempre il 101 Champagne Gold e è l'unico della linea. E questi li ho pagati intorno ai 3 euro mi pare, perché erano già scontati del 20%, poi c'era l'ulteriore 50%. Ne ho approfittato e ho preso anche il profumo, questo è alle note mediterranee, quindi è una profumazione un po' più estivo primaverile. Ed è in questa confezione così, e questo costava 14 euro, l'ho pagato 7 euro per 50 ml di prodotto. E poi di questa linea qui, che è il Precious Rituals, comunque l'inglese so come si dice, poi quando mi esce dalla bocca sembra tutt'altro. E questo appunto è un pennello esfoliante per il viso, che appunto serve per fare l'esfoliazione meccanica. Questo costava 6 euro e l'ho pagato 3 euro. Poi questa mattina sono stata anche a fare la spesa, sono andata alla Coop e all'Esselunga. La spesa grande l'ho fatta all'Esselunga, ma lì per Coop ho preso questo tonno, che era in super offerta, i taralli, questi alla pugliese, che vengono 1,99 e sono 12 confezioni monoporzioni. E poi perché c'era l'offerta del 50% sull'Ital Pizza, queste le pizze quadrate, ne ho prese due al prosciutto cotto e funghi, queste mi sembra venissero 1,74, e due margherite, perché comunque queste a loro piacciono e quindi visto che erano in offerta ne ho approfittato. Da Esselunga vi faccio vedere prima i due acquisti diciamo più corposi. Ho preso questa confezione regalo, mi è stato forse invitato da qualcuno, e questa costa 6,99. Comunque c'è il torrone, il vin santo, il cioccolato fondente, questo dietro sono sempre un dolcino, sì, con le gocce di cioccolato. E poi ho preso sempre un altro di queste confezioni regalo con appunto il cibo dentro, questo veniva a 16,99. E c'è tutto questo all'interno. Come spesa vera e propria ho preso la mortadella, questa dell'Esselunga, salame golfetta, il prosciutto crudo. Poi erano in offerta a 50, ho preso queste birre della Peroni, mi sembra venissero meno di 2 euro e comunque sono 6 birre di questa grandezza qui. Poi li ho trovati in super offerta a 5 euro al chilo. Ho preso due orate, vi faccio vedere una. Comunque queste qui mi sono venute 2,47. Sotto richiesta di mio fratello ho preso due confezioni di estate, queste zero al limone, mi sembra venissero 1,85 euro, e queste le bottigliette di Coca-Cola zero, anche queste erano al 50%. Poi ho preso 10 uova di queste biologiche dell'Esselunga, Lipton, la pasta vogliello che era in offerta mi sembra 0,64, ho preso i fusilli, questi che sono il gran fusillo, e gli spaghetti, questi sono numero 105.
Poi ho preso due confezioni di questo prosciutto cotto che veniva 1,80 €, non era convenientissimo, però visto che ero lì l'ho preso comunque. Poi ho preso queste che sono le trofie dell'Esselunga, mi sembra 0,87 € in offerta. Sui 2,50 € sempre in offerta ho preso i tortellini con il ripieno alla carne dell'Esselunga, un pacco di wuster questi di pollo, il galbanino. Poi ho preso i baiocchi, una confezione da 3 di mozzarelle, queste della Granarolo, le mandorle sgusciate. Poi ho preso il grana padano, questo grattugiato della Ferrari che era in offerta, il pesto, questo qui, anche questo in offerta 2,24 €. Poi ho preso le banane, la zucca, che era in offerta 0,98 € al chilo, e questi capperi dell'Esselunga. Poi ho preso sempre in offerta il deodorante, questo Neutro Roberts, questo è 0 sali d'alluminio, tè verde e lime. Poi ho preso il cotechino per mettere sempre all'interno di un cesto natalizio. Poi ho preso questa confezione di bagnoschiuma, questa è macadamia e cacao della Palmolive. Poi ho preso un altro deodorante, questo è sempre senza sali d'alluminio e senza marina, della Neutro Roberts. Come carne ho preso i fusi di pollo, questi erano in offerta, infatti li ho pagati 2,61 €. Poi a 2,64 € ho preso quest'altro pezzo di carne che è l'arista di suino, e poi ho preso le fettine sottili. Ho preso poi due confezioni di confettura, queste dei rigoni di Asiago, questa alla pera e fragoline di bosco, che è la mia preferita. Una confezione di passata di De Cecco che non ho mai provato ed era in offerta a 0,74 €. Ho preso sempre in offerta questo patè di pomodori secchi e tonno. Poi ho preso il sale marino, questo integrale che è gemma di mare. Il riso Carnaroli, questo delle stagioni d'Italia. Due confezioni di questi che sarebbero i tofu senza glutine della Char. Poi ho preso lo yogurt greco, questo dell'Esselunga, che è 0% grassi bianco. Tre confezioni di questo latte parzialmente scremato che costa 0,49 €. E poi, sempre in offerta, non ricordo quanto, ho preso la polpa Mutti appunto nelle lattine e ce ne sono 4. Poi ho preso anche una confezione di arance e basta. Spero che questo video vi sia piaciuto nella sua semplicità e ci vediamo al prossimo. Ciao!